Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nonostante un pomeriggio da tregenda al penultimo giorno di Politicamente Scorretto. Eh, velocissimamente, vi ricordo, abbiamo cominciato martedì eh, con uh, un, uh, un evento dedicato alle scuole sul gioco d'azzardo. Eh, Un'edizione quest'anno che si chiama Verità Unica Ragione di Stato, che in tutte le giornate ha. Degli elementi che si rincorrono e si rimandano l'uno negli altri sia nelle tematiche che nei contenuti. E, e infatti mercoledì, per esempio, mercoledì abbiamo avuto la mattina la presentazione della graphic novel Vittime innocenti di mafia, la cui autrice Valeria Scafetta ieri pomeriggio era nel panel Donne Antimafia, che era il prequel di quello che è stato lo spettacolo di Ottavia Piccolo. Eh, cosa nostra raccontata ai bambini, che ha raccontato questa storia straordinaria su eh, Elda Pucci, eh, l'unico sindaco femmina di Palermo eh, che eh, diciamo, è stata sindaco per soli 359 giorni ed è l'unica che ha costituito parte civile il Comune di Palermo per un processo. Per chi si è perso il, eh, lo spettacolo ieri, vi consiglio veramente di inseguirlo da qualche parte, sarà novellara nei prossimi giorni perché vale veramente la pena vederlo. E, mh, giovedì abbiamo avuto invece il panel su, eh, con Giacomo Pacini, la spia intoccabile su questa figura incredibile di D'Amato che è stato individuato come uno dei quattro mandanti della strage di Bologna, di cui stasera alle 21 avremo un focus proprio sulla prima mh, vera sentenza diciamo, del processo di 2 agosto con Andrea Speranzoni, che vedrete invece più tardi qui seduto nella maratona di Carlo Lucarelli eh, di oggi, che è appunto la letteratura indaga i gialli della politica, che è eh, come si chiamava all'inizio politicamente scorretto, quando nasce nel 2005, 17 anni che nel frattempo hanno visto nascere figli, cambiare cose, cambiare governi, ma siamo ancora qui e ehm, si concluderà tutto domani con eh, la mattina... Eh, l'incontro in collaborazione con avviso pubblico eh, sulla legge Runione La Torre che vedrà eh, l'assessore Massimo Masetti ehm, aprire i lavori e eh, ne approfitto per ringraziarlo l'assessore al welfare e alla legalità che insieme a me come sto dicendo in tutte le introduzioni è il, principe, il mio il principe Filippo il principe consorte con cui sto facendo la mia coperta di Linus con cui sto facendo eh, insieme in tandem eh, tutte queste di politicamente scorretto e chiuderemo domani dalle, dalle 15 in poi sul cinema d'inchiesta, cioè il, indagini visive, cioè una, una riflessione proprio sul cinema che ha indagato i gialli della politica, eh, con un focus particolare su Pasolini perché a, se, a seguire ehm, eh, all'incontro ci sarà la proiezione del documentario Pasolini, cronologia di un delitto politico, che si ispira al libro. Pasolini, un omicidio politico proprio di Andrea Speratoni e Paolo Bolognesi che verrà presentato come ultimo incontro della maratona di oggi, però aprono Lirio Abate e Carlo Lucarelli che starà qui seduto. Dopo gli faremo una brandina per farlo riposare tra un pannello e l'altro. Prima di passare la parola a Carlo, volevo ringraziare Casalecchio delle Culture che è il servizio appunto dell'assessorato alla cultura io sono appunto l'assessore alla cultura, politiche giovanili turismo e marketing territoriale per il grande lavoro di oggi e permettetemi un ringraziamento particolare a Matteo Bettini eh, un cittadino di Casalecchio che è qui presente e eh, che mh, da molti mesi insieme a me eh, insomma che devo ringraziarlo per i suggerimenti per lo sprone, per le idee per gli scambi eh, fino a due minuti fa ehm, un grande appassionato come me di queste tematiche eh, a cui poi ci tengo a dare un ringraziamento proprio perché molti suoi suggerimenti sono stati accolti per questa edizione un ringraziamento particolare ad Andrea Speranzoni non solo per essere presente qui ma per tutto quello che sta facendo nella sua vita di avvocato e a Marco Bova che poi seguirà con il libro su Matteo Messina Danaro e poi appunto chiuderemo questo lungo pomeriggio con il libro Pasolini un omicidio politico io non vi lascio vi lascio a, diciamo, a una tematica più interessante delle cavolate che sto dicendo e, e verità unica ragione di stato solo questo Facciamolo diventare non solo un diritto ma un dovere civico. Grazie. Bene, comincio io. Allora sì, come avete sentito è una piccola maratona no? quello che facciamo, presentiamo tre, lib tre libri importantissimi e veramente molto belli e facciamo così, parliamo di un libro, poi dopo facciamo 5 minuti di pausa e poi dopo partiamo con quell'altro e così via. E mi invito a restare ovviamente a sentirli tutti perché sono tutti uno più interessante dell'altro. Partiamo dal primo che è questo Faccia da Mostro di Lirio Abate. Come si dice, no? Lirio Abate non ha bisogno di presentazioni a livello generale e figuratevi tra di noi, voglio dire che lo conosciamo molto bene, no? noi di Politicamente Scorretto. Giornalista, direttore dell'Espresso, autore di un sacco di libri fondamentali, almeno per me, per capire la metà oscura. Uno direbbe del nostro passato recente, no, del nostro presente proprio, visto che sono cose come eh, Usiccu, eh, che, che parla di Matteo Messina Denaro, che è un argomento che approfondiremo un po' dopo con Marco Bova e il suo libro, eh, La lista, che è un libro anche lì interessantissimo su Massimo Carminati, I re di Roma, insomma un sacco di cose. Eh, da tanto tempo sottoscorta che... Come al solito qui a Politicamente Scorretto ringraziamo e salutiamo naturalmente gli uomini e le donne della scorta, e, ed eccolo qua. Allora io ti faccio subito: Grazie. faccio subito una domanda che poi voglio fare anche agli altri: molto semplice e molto secca. Chi è faccia da mostra? E perché scrivere un libro su di lui? Perché è un personaggio che mai nessuno ha voluto accettare accettarne l'esistenza. Nessuno significa eh, alcuni mafiosi, significa alcuni esponenti mh, delle istituzioni, degli investigatori, ancora oggi della magistratura, perché è un personaggio che fa da cerniera fra gli ambienti deviati delle istituzioni e alcuni ambienti mafiosi. È servito di fatto a fare il gioco sporco di qualcuno. Di cui ancora non si capisce bene a chi eh, rispondeva. E quindi è un personaggio che, di cui nessuno ha mai voluto accertarne veramente l'identità o processarlo. Quando si è arrivato al processo gli è venuto un infarto. E quindi, an anzi, come, come si spesso stava succede. per arrivare al processo, gli è venuto un infarto e, 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 e la storia, mh, siccome lui è un calabrese e il suo corpo è stato subito cremato come da tradizioni calabrese, adesso senza nulla togliere, ma diciamo, noi terroni diciamo, di questo culto siamo un po' distanti, diciamo, quindi immaginate un attimo. E quindi anche questa, questa cosa ti fa capire come tutto si dissolve e quindi faccia da mostro, almeno giornalisticamente, andava illuminato, andava raccontato per i documenti. E le testimonianze che sono riuscito a raccogliere proprio per far vedere che è un personaggio che sta accanto a tutta una serie di delitti eccellenti che ancora oggi non si sa veramente una realtà giudiziaria. Ci sono testimonianze oculari che l'hanno visto accanto a questi eh, killer e, e rimane e rimarrà penso un, un mistero. Eh, così come è eh, un mistero tutta la vita di questo uomo che si chiamava mh, eh, Giovanni eh, Pantaleone Aiello. Quali sono i casi a cui lo associamo Faccia da Mostro e perché si chiama Faccia da Mostro? Si chiama Faccia da Mostro, tanto era un poliziotto eh, che negli anni 70 faceva servizio alla squadra mobile di Palermo, originario della Calabria. Durante un servizio non ben definito, mentre era eh, a Palermo, si trovava eh, applicato in Sardegna alla ricerca di Messina, che non è Messina denaro. <ride> e non si capisce bene per quale motivo, in quale circostanza, è partito un colpo di fucile che gli ha, ehm, lo ha colpito alla mandibola e lo ha sfreggiato. È stato ricostruito e quindi aveva a metà del volto... Uh, Sfreggiato, da lì uh, questa faccia uh, da mostro. E I casi a cui viene associato sono uh, diversi delitti: uh, delitto degli anni '80 uh, dei poliziotti, Antiochia, Cassarà, il delitto di un bambino, Claudio Domino, 11 anni, ucciso durante. Svolgimento del primo maxi processo a Cosa Nostra e poi viene associato anche al fallito attentato alla Daura, viene associato anche all'attentato via Damelio e viene associato ad altri delitti che sono stati commessi in, in Calabria e eh, nel Catanese. Allora lui è un ex poliziotto associato, accostato, avvicinato, adesso non so sai tu esattamente qual è, la, 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 qual è il verbo giusto ai servizi segreti, cosiddetti deviati. Abbiamo tante storie, come hai detto, antiocchia, poliziotti no? che facevano le loro indagini e che sono stati uccisi. Abbiamo casi, ehm, come dire, segreti italiani, no? molto complessi, su cui anche noi abbiamo fatto puntate, come la morte di Agostino, la morte di sì. Piazza, che erano due poliziotti, anche quelli uccisi in circostanze, anche lì eh, misteriosissime. E lui si è associato... E, e, e c'è lui sempre lì sì. dentro. E abbiamo tantissime cose, no? abbiamo uno strano stato che attraverso strani personaggi sembra che faccia strane cose, eccetera. Abbiamo sempre questo aggettivo, deviati. No? Che, che gira. Io mi ricordo un saggio di De Lutis su, sui servizi segreti che partiva con i servizi segreti di Cavour che al momento dell'Unità d'Italia truccano i referendum no? per, per, per unirsi alla... Cioè per, per, per creare l'Unità d'Italia in Emilia Romagna per esempio, nelle Marche, che gli dicono abbiamo fatto questo bel lavoro, siamo riusciti a truccare i referendum il referendum sacrosanti, perché no, meglio così però che, che, e il ragionamento era che i servizi segreti a volte nascono già deviati, cioè quelli lì già facevano gli affari sporchi. E questo è il mestiere dei servizi? Possiamo usare quella parola deviati quando parliamo del nostro faccia di mostro e di tutte queste enormi cose in cui in questo strano gioco tra guardie e ladri trovi le guardie che stanno con i ladri? 20, 25 anni fa eh, un avvocato del giornale in cui scrivevo eh, mi consigliò di usare quando si raccontano queste cose soprattutto sui servizi in cui ci possono essere cose a appannaggio dei servizi, dice giuridicamente non, non puoi scrivere eh, questa è stata fatta dai servizi segreti, questa operazione è sporca, perché i servizi segreti possono eh, comunque procedere nei tuoi confronti. Mentre se sono una parte dei servizi segreti deviati, e quindi il servizio segreto non dovrebbe farlo teoricamente, ma se sono quelli deviati, allora hai una salvaguardia giuridica in qualche modo. E quindi, come dicevi tu, eh, i servizi fanno il gioco al porco: però, se lo racconti e non ce l'hai le prove, eh, finisci sotto processo. In qualche modo una salvaguardia e il servizio segreto deviato, perché poi il giudice ci sono delle sentenze ti dice: che i servizi segreti sono per la salvaguardia della democrazia del Paese e quindi non può essere. Eh, fa delle cose a tutela del, del servizio. Se eh, giornalisticamente si indicano deviati significa che devia questa parte. Di obiettivo che hanno e quindi è una salvaguardia per noi che eh, lo raccontiamo, è una parte forse per l'istituzione, quella seria dei servizi, se seria c'è cioè. certo, sicuramente. Però, allora, abbiamo da un certo punto in poi, mi ricordo che deviati sembrava una cosa un po', capito, dopo diventava una specie di parodia, allora, abbiamo usato altri, eh, altri aggettivi per definire questo tipo di persone, come faccia di mostro che Sono appartenenti alle forze dell'ordine infedeli, sleali nei confronti dello Stato, traditori. Però, traditori, quindi che servono qualcosa che non è quello che dovrebbero servire, che sarebbe lo Stato che siamo noi. Poi, però, ci ritroviamo anche qui dentro, e, e all'interno di tantissimi altri libri che abbiamo letto e, e che anche tu hai scritto: no? ci troviamo pezzi dello Stato che trattano, per esempio, pezzi dello Stato che si avvicinano. Uh, pezzi dello Stato che fanno altre cose. L'altra sera qui abbiamo parlato con eh, abbiamo parlato dei Salvemini, per esempio, della tragedia del Salvemini, abbiamo parlato di un certo atteggiamento dello Stato che sembrava che tenesse di più agli aerei che ai figli, che ai ragazzi. Abbiamo parlato di un processo in cui la controparte delle vittime era lo Stato. Allora viene da chiedersi. Non è che sono fedeli allo Stato e siamo noi che siamo sleali nei confronti dello Stato, che lo Stato non, è, non siamo noi. Insomma, com, com, come ne usciamo da questo, eh, da questo mosaico stranissimo in cui non sappiamo da che parte stanno le persone, ma non sappiamo neanche chi sono, chi siamo noi, chi è lo Stato. Guarda, ehm, nel limito a leggere il libro, comunque da quello che me ne sono convinto. Eh, è... Questa indagine su Faccia da Mostro per me è durata moltissimo tempo, nella raccolta delle testimonianze, dei documenti e dell'incrocio di tutto quanto. E alla fine mi sono convinto, spero questo di averlo trasmesso nel, nel racconto: che Faccia da Mostro era convinto di fare la parte giusta. Cioè, era dalla parte non, né della mafia né di Di, di era dalla parte fra de, di uno Stato che lui riconosceva. Solo che questo stato noi non siamo riusciti a individuarlo sopra di lui, cosa ci fosse, perché lui era un poliziotto, dopo alcuni anni a causa di questa ferita e di altre turbe psichiche eh, viene congedato, per cui va via dalla polizia, per cui sparisce per circa 30 anni, per poi riapparire improvvisamente. E, e in tutte le forme e i fatti... Che dove lo, lo vado a trovare, dove lo vado a documentare, è uno che parla con i mafiosi, ma parla anche con uomini dello Stato, prefetti, uomini dell'Alto Commissariato Antimafia, che è un'altra figura istituzionale che è esistita eh, in un periodo storico di lotta alla mafia o di, di guerra di mafia in Sicilia, e questo personaggio era lì a parlare con loro. È esistita anche dentro le carceri, è entrato in carcere a parlare con alcuni detenuti e questa cosa viene raccontata. E quindi, se puoi fare tutto questo, significa che hai un passepartout per farlo. E quindi, eh, anche da quello che poi lui è stato intercettato per un periodo ha detto o ha fatto, era come se avesse seguito una linea che non era, ripeto, quella criminale mafiologica, ma era una linea forse per quella per cui era stato arruolato. E, e, ufficialmente non fa parte dei servizi segreti, però è stato arruolato ed è stato addestrato moltissimo eh, nei campi in Sardegna. Poi stranamente, per dirvi, eh, lui era in servizio a Palermo all'antirapina. Non, non si era mai occupato di terrorismo, però durante il, se, il sequestro del giudice a Genova eh, Sossi. Sossi, lui viene inviato, o comunque lui si trova a Genova a fare delle indagini, però ufficialmente eh, non c'è questo foglio di trasmissione a Genova. Si scopre che è a Genova perché succede un fatto che io racconto, lo cercano a Palermo, il questore di Palermo con altri dice: Dove è? Dov è? Dice: No, è a Genova perché sta facendo queste indagini. Perché uno che fa l'antirapina deve essere mandato in maniera segreta a Genova a fare le indagini sul sequestro dei, dei terroristi e, e, e poi tante altre robe. I rapporti e i contatti con Bruno Contrada eh, era un agente molto eh, eh, alla Donny Brasco. Eh, che, che sotto copertura avrà fatto delle cose, quindi ecco, eh, il mio problema è che giornalisticamente io sono riuscito ad arrivare a un certo punto, poi lo scrivo pure, poi aspetterà magari alla magistratura e agli investigatori di andare oltre, il problema è che i magistrati da quello che ho visto, soprattutto quelli di Caltanissetta, anche di altre procure, non hanno manco voluto guardare oltre, cosa ci fosse, ne hanno manco voluto guardare chi fosse veramente Aiello. Allora già abbiamo definito un, un buon modo no, per definirlo, diciamo che è accostato ai servizi segreti deviati, quindi più vago di così che non abbiamo eh No, problemi. no, dobbiamo, dobbiamo stare attenti. Eh no, Lo so, lo <ride> immagino, sì, sì, ma infatti stiamo <ride> esaminando tutta una serie di cose. Da come l'hai descritto sembra... Vi ricordate tutti i film che abbiamo visto no, sui servizi segreti americani? C'è sempre ad un certo punto un fantomatico personaggio, poi c'è lo smanettone dei computer, che è quello che risolve i casi nei film, poi in realtà non è così. No. Cic, 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 ecco fatto, e ha trovato tutto, che, che lo vede e dice fermi tutti, i file sono stati cancellati, non c'è più, non ha passato. Ecco, sembra di, di, di sentire delle storie così. C'è una cosa che tu scrivi all'inizio qua, che mi ha molto colpito e mi è molto piaciuta, e dice questo. Tutti i fatti riportati, compresi le dichiarazioni e i documenti che sono citati in questo libro, sono contenuti nei fascicoli giudiziari prodotti sul tema. Per quanto sembri incredibile, questa è una storia vera. Quindi questa è una storia vera che ci sembra incredibile, ma non solo. Dice un'altra cosa qua, ah, che... Oh, che è così. Un personaggio sfuggente, difficile, ostile, refrattario all'inchiesta, appare dove meno lo si aspetta, e anche chi riesce a trovarlo ha sempre l'impressione di non essere in grado di capirlo davvero, di vederlo nella sua interezza. C'è sempre un lato che rimane in ombra, ma soprattutto. aspettate un attimo, questa cosa che dici, vabbè, comunque, che dici è. È difficile raccontarlo, non si arriva in fondo a poter raccontare. E tu hai scelto di farlo in un modo abbastanza particolare che è quello, che è come una storia, non di romanzo perché naturalmente non è romanzato narrativo, ma per quadri, no? con una struttura diversa da quella della semplice inchiesta giornalistica, se vogliamo. Quanto è difficile raccontarlo? E questa, questa ammissione che arriverò solo fino a un certo punto e di là non ci posso arrivare, è una sorta di resa secondo te? O un limite? Secondo me è un limite, non voglio pensare alla resa da parte di uomini oggi dello Stato che si vogliono arrendere a cercare la verità. Penso al fatto che si sono voluti fermare, si sono fermati. Quello che mi piace nei miei libri raccontare sono le contraddizioni dei personaggi, dei mafiosi, che poi sono le cose che fanno più male ai mafiosi. Se al mafioso dice sei un mafioso... È molto felice, che, anzi, dice: Dillo più forte se invece racconti le loro contraddizioni, come si comportano rispetto a quello che dicono che fanno. Quella cosa gli crea molto più danno perché loro vivono proprio di visione pubblica. Quello che ho cercato di fare con Aiello, qual è? Uno, si mostra come una sorta di barbone, un pescatore che vive in una baracca, fa degli scherzi goliardici con altri suoi coetanei anziani, però poi scopro che è un miliardario, che con quella pensione che riceveva, ha ricevuto dalla polizia, è riuscito a mettere più di un miliardo da parte, a comprare appartamenti a Milano, in Sicilia, in Calabria, a far studiare bene la figlia in una università in California. Eh, diciamo, è, è uno che sta bene, però se tu lo vedi non eh, dici ma com'è possibile? Ma soprattutto eh, ho cercato di dimostrare, e questo eh, lui eh, si vede la sua contraddizione, nel fatto che... È uno che lo vedi così, come se non fosse attento a quello che accade attorno a lui. Però poi, e questo è capitato in un articolo che io ho scritto molti anni fa, che parlava di lui, non par ma non parlava del nome, parlavo di una figura che c'è stata negli anni appunto 70, 80, 90, che si cercava questo un po' con la faccia così, che aveva una moto, aveva un fuoristrada che circolava a Palermo, eccetera. E lui, non sapendo di essere intercettato, o forse sapeva di essere intercettato, chiama un suo amico. E io in questo articolo sull'Espresso, era un articolo all'interno dell'Espresso, non faceva appunto riferimento né al nome né a, anagraficamente, non, non si poteva riconoscere. Lui chiama un suo amico che abita al nord e dice compra l'Espresso. Dice, ma guarda, compra l'espresso, e poi ti dico nella pagina, eh, ti indicherò. Eh, quello vede l'espresso: compra l'espresso, sfoglia, sfoglia. Vai a pagina così, vedi lì dentro, ah, dice, parla delle stragi, parla degli omicidi, parla di un uomo. Che mi vuoi dire? No, guarda questo qui, cerca di, di dargli delle indicazioni. Lui aveva visto quell'articolo lì, ecco, cioè un articolo, tanto l'espresso che voglio dire, ma magari fosse così, letto in maniera dettagliata anche dai pescatori. Eh, lui l'aveva letto, aveva visto e si era riconosciuto, e stava cercando di dire al suo amico che abitava al nord: Guarda, quello parla di me, sono io quello lì. Qualche anno dopo, che viene fuori il suo nome, ci vanno dei giornalisti a intervistarlo. C'è un giornalista per parlargli. Da questa conversazione, viene fuori su Repubblica un'intervista. E Repubblica, domani fa una pagina. Lo chiamano tutti dico ma oggi c'è questa intervista: ma che cosa hai detto, che succede? eccetera, lui dice: Ma dove, dove? Su Repubblica, su Repubblica, che cos'è Repubblica? E, e, diciamo io trascrivo la, questa conversazione. Lui fa finta di non sapere cosa fosse Repubblica. Anzi, dice al suo interlocutore dove lo posso comprare, questo giornale, dove dal fioraio, dove posso andare? Per... Come? Cioè, qualche anno prima tu sapevi perfettamente, hai, hai saputo tu trovare dentro l'Espresso un articolo che, in cui ti riconosci e adesso Repubblica è un quotidiano diffusissimo, sai, che si va in edicola, eccetera, e non sai dove si compra e dove si vende. È un personaggio che questa cosa ti fa capire la doppiezza, ma soprattutto la raffinatezza, perché quando ti riconosci in quelle cose che io scrivo qualche anno prima sull'Espresso, e lo vuoi dire sei uno, fra virgolette, raffinato fisicamente non lo era, ma era raffinato mentalmente. Allora, lui è sicuramente un personaggio che sta dietro le quinte, appunto, che non si conosce, che non vuol farsi conoscere, tutte queste cose qua. Noi siamo abituati molte volte a parlare dei personaggi che stanno invece no. In... Davanti a tutti, abbiamo biografie, un sacco di cose, appunto su personaggi politici, eh, Andreotti, è quello, quell'altro, nel bene e nel male, tutto quello che volete. Però ci sono tutta una serie di figure che invece stanno dietro, che vengono fuori a un certo punto e sono importantissime. Quanto sono importanti quelli che stanno dietro le quinte e quanto possono decidere loro di quello che ci succede? Decidono tutto perché sono, quello che stanno dietro le quinte decide il regista purtroppo della, della situazione, della scena che, che vedremo e che ricorderemo per sempre. Quello che sta dietro le quinte vuole stare dietro le quinte perché è, è il puparo del, del fatto. E quello che, che mi fa più impressione di Aiello è, è il fatto che viene associato, attenzione, io... Sottolineo questo termine associato perché non è incriminato ma viene associato a delitti eccellenti che sono di fatto suoi ex colleghi, tutti poliziotti, tutti uomini dello Stato e, 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 e quando non, non lo sono stati si parla detto, di un bambino di 11 anni, eh, Claudio Domino, di cui ad oggi... E questo il libro è servito almeno a riaprire una finestra, non dico un portone, su un omicidio che ancora è ancora irrisolto: anzi, non, non erano mai state fatte delle indagini. O comunque, le indagini che erano state fatte non hanno portato mai a nessun processo. Eppure, eppure di pentiti a Palermo che si sono autoaccusati di delitti eccellenti, ce ne sono stati tantissimi. Mai nessuno ha detto: Io so chi ha ucciso Claudio Daumino. Oppure sono stato io a partecipare al comando, sono stato, mai nessuno ha parlato di questo omicidio che viene commesso mentre è in corso di svolgimento il primo maxi processo a Cosa Nostra. Un processo che la mafia aveva detto in quel momento: tutto si ferma, tutto si deve tenere ghiacciato, immobile, una foglia non deve cadere. E che cosa accade? Una delle cose più contraddittorie che la mafia, non uccidiamo donne e bambini. E mentre c'è il processo alla, alla, alla cosa nostra, uccido un bambino di 11 anni. E lo uccido in maniera freddissima. Alla quasi periferia di Palermo, in una piazza, c'è un gruppo di ragazzi che sta giocando a palla. Fra questi c'è Claudio Domino, un motociclista con casco integrale, all'epoca non era obbligatorio si avvicina a questo gruppo di ragazzi, molto lentamente parcheggia la moto, mette il cavalletto, scende, col casco integrale in testa, si avvicina verso il gruppo di ragazzi e chiama per nome Claudio. Cioè, Claudio. Claudio, col pallone in mano, si avvicina verso questo uomo, questo uomo estrae dalla cintola una pistola e gli spara in testa. Rimette la pistola nella cintola, con calma, si rimette sulla moto e va via. Gli unici dettagli che abbiamo del, dell'esecutore è appunto un uomo robusto, alto, casco integrale, da cui si vedono fuoriuscire dei capelli biondastri, qualcosa del genere. Strana coincidenza Aiello ha questi capelli biondastri, ma ad ogni modo è un delitto e un'esecuzione precisa. È un'esecuzione fatta su quel ragazzo i cui genitori in quel momento erano collegati in qualche modo con l'aula bunker di Palermo perché avevano preso l'appalto delle pulizie, una piccola impresa di pulizie e quindi si pensava chissà che cosa: una vendetta della mafia contro i genitori, nulla di tutto questo. I genitori ancora oggi non sanno il perché viene assassinato Claudio e né la magistratura è riuscita a capire chi. Sappiamo e so e scopro da alcune intercettazioni, da alcune testimonianze che riesco a incrociare che arrivano da altre parti, che chi ha ucciso Claudio Domino è faccia da mostro. E quindi tutta questa cosa riapre uno scenario inquietante. E quindi forse per questo la mafia non sapeva chi era l'esecutore. E se è stato lui, perché uccide un bambino? Per scatenare che cosa? Per dare un segnale a chi? Tutto questo messo in quel contesto di anni Ottanta, in cui ammazzi il eh, vicequestore Cassarà, ammazzi eh, il poliziotto Agostino, che di fatto collaborava eh, con Falcone, eh, ed era impegnato a parlare di Gladio e, e, e delle versioni nera, ammazzi Antiochia, ammazzi altri poliziotti, c'è un, 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 un catombe, una saggia di uomini dello Stato, oltre che di vittime innocenti, come, come Claudio Domino. Ecco a questo punto vorrei capire Puparo, eh, qual è l'obiettivo del, del Puparo? Interessantissimo, questi sono quei momenti in cui sento nostalgia di Blu notte, no? il programma che facevamo. Per avremmo fatto una puntata su questa cosa qui, <ride> sicuramente. E poi tante altre. E, allora, questo libro è perfetto dal nostro punto di vista e per nostro intendono noi scrittori di romanzi gialli, perché come hai detto sembra che tutto qui sia stato inventato da qualcuno, i personaggi meravigliosi. Di solito nei libri come questo, nelle storie vere, manca una cosa fondamentale per il noir, fondamentale per il cliché del noir, che è una dark lady, una donna, un personaggio femminile. Invece qui c'è anche quello, se lo puoi raccontare? Sì, perché a un certo punto viene fuori, eh, lo raccontano alcuni collaboratori di giustizia calabresi e altri siciliani, che faccia da mostro si vede eh, spesso insieme e in compagnia di una donna, di una guerriera. Allora, eh, io sono andato a scavare, eh, lo ha fatto anche un magistrato, devo dire che è andato a scavare per capire chi poteva essere, un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che poi non ha potere di indagine, ha potere di impulso, dare impulso alle procure di indagare. E abbiamo individuato una donna che ha una storia tutta particolare, è una donna che è scritta a Gladio, una delle poche donne che Gladio aveva fra le sue file, ha trovato questo elenco lunghissimo, chissà perché in alcune commissioni questo nome non era citato, Non c'era tutto l'elenco completo, ma nell'elenco completo era citato. Faceva parte della sezione della Campania, di Caserta in particolare. E poi questa donna, eh, mentre frequenta Gladio, a quanto pare, sposa un altro gladiatore, un napoletano eh, che conferma di essere stato gladiatore, di aver frequentato i campi di addestramento in Sardegna, di essere stato il eh, nipote di Vincenzo Parisi, capo della, della polizia, e sposa questa donna. Mm, poi dopo un periodo si sono separati e di questa donna non si sa più nulla. Del gladiatore sì perché... Eh, fa anche delle cose dei suoi post pubblici su, su, su fonti aperte di questa donna non si sa mai nulla si sa soltanto che a un certo punto un collaboratore di giustizia la riconosce fra le foto che vengono mostrate dice questa, questa è la donna che ho visto insieme a Faccia da Mostro e allora sono andato alla ricerca di questa donna, si chiama Virginia Virginia Graviano e Virginia eh, per Virginia Gargano e ho cercato negli indirizzi che, che avevo a disposizione per avere una sua versione, per capire che cosa aveva da dire, che, perché mi interessa a questo punto più la storia di, di Virginia Gargano e, e non sono riuscito ad averla. E, di fatto è stata seguita per lungo tempo dagli investigatori è stata intercettata non è stato mai trovato nulla che potesse essere messo in contatto in, uh, con, con uh, Aiello però è una donna misteriosa ma ad ogni modo Aiello camminava con questa guerrigliera che gli uomini dell'Andrangheta e alcuni catanesi ci raccontano era addestrata, sapeva ben usare le armi esperta di esplosivi e vedete le coincidenze delle cose sono fatto che nessun collaboratore di giustizia che ci parla di eh, delitti eccellenti o anche delle stragi ci, ci ha mai raccontato della presenza di una donna in Cosa Nostra eh, che era una che materialmente è entrata in azione. Qui abbiamo un elemento in più, abbiamo Faccia da Mostro con accanto questa signora, non che Faccia da Mostro avesse fatto le stragi, però abbiamo una presenza di una donna per le bombe del 1993, via dei Giorgofili a Firenze, è la presenza di una donna, la bomba a Milano, sempre nel 1993, il cui identikit e la testimonianza delle persone che l'hanno vista corrispondono. Questa donna non si è mai capita chi fosse, e anche in quel caso i collaboratori di giustizia che hanno svelato e comunque hanno portato alla condanna di alcuni esecutori di quelle stragi non parlano di donne, ma non parlano manco di elementi esterni a Cosa Nostra. Quella che in questi giorni la vecchia commissione antimafia ha pubblicato una relazione eh, proprio su, sulla strage di Via dei Giorgofili parla di questa, di questa donna e parla del fatto che c'è questa donna a Milano, questa donna a, a Firenze facendo a Virginia Gargano che è scritta a gladio vicino al sismi e, mh, e parla del fatto che è possibile ci sono dei vuoti di ricostruzione in queste due stragi in cui è possibile che i mafiosi non sappiano veramente chi ha agito accanto a loro nel senso che questa relazione dice che qualcuno accanto alla mafia esterno alla mafia ha collaborato a piazzare le bombe e questa cosa riapre uno scenario pazzesco quindi accanto faccia da mostro, la dark lady c'è e quindi questa napoletana che io spero ha fatto arrivare dei segnali diciamo, attraverso il suo avvocato eh, che, non è, che non è lei ma almeno racconti la sua vita, gli ultimi 30 anni, che ha fatto, dove è stata che cosa ha combinato come ha vissuto perché di fatto anche questa, essendo ufficialmente una disoccupata casalinga, però come pantaleone è riuscita a risparmiare un sacco di soldi, ad avere tante case, immobili che ha affittato e che riesce a gestire questo patrimonio stando a casa. Si fanno dei risparmi alla fine, però anche questo ci fa capire che forse non tutto è stato ben raccontato, ma che questa donna potrebbe raccontarci ancora tanto e tanto altro ancora. Allora, vieni da chiedersi com'è che non ti ha chiamato Hollywood per comprare questo, perché appunto abbiamo Faccia di Mostro, che è interessantissimo, qui abbiamo addirittura la Dark Lady, guerrigliera, magari esperta di arti marziali, che c'è sempre, no? In tutti i film così. Però io ci ho pensato e ho detto, probabilmente non ti hanno ancora chiamato per la cosa che scrivi qua. Perché i film è così, no? È cliché, no? Del noir e del thriller, no? alla fine hanno bisogno di una verità svelata, o quantomeno dei titoli di coda, no? sapete? Con, con la fotografia e poi c'è scritto Lui fu, poi fu, poi dopo 12 anni successe, eccetera. eccetera. Tu invece scrivi un ex poliziotto, bellissimo, omicidi eccellenti, e stragi di mafia. Questo è il cartellone del film Una donna legata a Gladio. Ma bellissima. Un mistero che dura da 30 anni. Eh no, eh, questo no. Ma com'è? Questa cosa qui però la possiamo dire di quasi tutte le nostre storie italiane. Com'è che i nostri misteri durano da 30 anni? Stasera parleremo di un altro di quei misteri tra un po'. Non ne parliamo di altri due, e stasera ancora di un altro misteri, misteri che poi si risolvono, ma voglio dire che durano da 30 anni. Perché durano 30 anni le nostre storie? Beh, quei 30 anni sono, il minimo garantito, diciamo. se, se pensi al fatto. È... Ci abbiamo fatto poche settimane fa, ho chiesto di fare a uno dei miei giornalisti un, un racconto mettendo insieme due storie che ci portano a un paese straniero. Le due storie sono eh, Mattei e Ustica. Cioè, che c'entra Mattei e Ustica? C'entrano perché tutti e due ci portano alla Francia. Eh, Mattei, da quelle che sono le ricostruzioni di Calia... In qualche modo ci porta un po' alla non solo alla costruzione dell'aereo, al meccanico francese che quell'aereo francese conosceva bene, ma anche al fatto che in quel periodo c'era la Francia che ce l'aveva un po' con, con Mattei. E arriviamo a quindi a Ustica in cui è possibile, come ha detto poi Cossiga, che ha riferito che di aver saputo dai servizi segreti, che ad abbattere il 19 Bologna-Palermo eh, sono stati francesi, perché inseguivano Gheddafi. E siccome i MIG in quel periodo erano... Avevano l'ok ok per transitare sull'Italia perché i mig libici dovevano fare della manutenzione verso l'Albania o qualcosa del genere, in Jugoslavia, e allora si riparavano sotto le traiettorie dei nostri aerei di linea. A quanto pare, quella sera qualcuno sa che in uno di questi aerei. Che, che copre eh, quella tratta ci può essere Gheddafi, e allora dice eh, Cossiga, da presidente della Repubblica italiana, che ad abbatterlo sono stati i francesi. Ora io dico, sono due misteri che durano da più di 30 anni, ma oggi, che, in cui noi almeno, diciamo fino a poco. Poche settimane fa eravamo più stretti di, di amicizia, avevamo fatto pure un accordo Italia-Francia. Eh, dico Forse scusate Parigi, avete qualcosa da dirci, cioè, magari eh, raccontare almeno uno di questi due misteri, eh, aiutarci a, a dipanare eh, qualcosa che non sappiamo ancora, o almeno che pubblicamente non sappiamo, visto che comunque Cossiga. I servizi segreti gli dicono che ad abbatterlo sono stati francesi, quindi è qualcosa forse gli italiani sanno ma non hanno il coraggio di, di raccontarlo e quindi rimane mistero. E quindi sui misteri noi ci campiamo da, purtroppo da tanto tempo. Faccio ancora un paio di domande, una è questa, allora, appunto, il nostro protagonista ad un certo punto improvvisamente ha un malore e muore. È pieno di storie così, eh, nelle storie dei nostri misteri italiani, di gente che appunto dice adesso io vorrei dire una cosa, poi in genere beve un caffè e poi ci resta secco. Se noi dovessimo fare una storia, no? Siamo italiani, parliamo di alimentazione, ecco, la storia, l'importanza del caffè nella storia dei misteri italiani sarebbe un capitolo bellissimo, perché da Pisciotta fino a. Si indona e così via. No? C'è sempre qualcuno che dice: adesso, adesso vedrete cosa vi dico. Vuole un caffè? Sì, grazie, pum secco. E, e anche lui muore in circostanze no? appunto quando magari sarebbe stato bello avercelo, parlarci, sentirlo. E allora mi chiedo questo. Però la gente muore, la gente gli viene un colpo, voglio dire, la gente sta anche male, possono succedere queste cose qua, a volte il caffè è talmente cattivo che magari uno ci resta secco, non lo so, capito? Ci possono essere... Quando noi cominciamo a pensare però cose strane rispetto a questa, scriviamo libri come questo o come gli altri, cosa facciamo? Dietrologia o buonsenso secondo te? Facciamo un ragionamento, facciamo un ragionamento perché mettiamo in fila dei tasselli che sono reali eh, e ragioniamo sul fatto. Eh, per tanti anni ti hanno garantito una immunità, a un certo punto qualcuno ti ha scoperto dopo 30 anni, 40 anni nella tua baracca al mare, ti, fa, ti apre un'indagine, ti interrogano per la prima volta, un testimone oculare ti riconosce, sei fregato, tu attraverso... Quelli che ti vengono a fare le interviste, lanci dei messaggi. Degli SOS al mondo che ti ha fino adesso circondato, dice: Per favore, guardate che qui ho bisogno del vostro aiuto. E, e quindi è, è un segnale per dire: posso parlare come non posso parlare, ad ogni modo se finisco sotto processo, devo raccontare quello che sono. Si apre di fatto un processo preliminare che che lo vede accusato di omicidio e mentre è in attesa di, di, che, che si apra poi il dibattimento e sta eh, davanti al mare, questo signore improvvisamente, un uomo forte, sano, attenzione, l'infarto non ti avvisa mai, viene colto da, da un infarto, almeno così ci dicono i dati si accascia sulla battiglia muore e il suo corpo viene preso portato eh, vengono fatti gli accertamenti i primi accertamenti eh, è infarto la famiglia però ne pretende subito la restituzione del corpo perché dicono perché ci ha lasciato detto che vuole essere cremato vi assicuro alle parti di Crotone Catanzaro dove abitava lui non, non ci sono forni, cioè non c'è questa. Eh, però giustamente la famiglia, la moglie, la figlia ottengono questa cosa e il corpo viene cremato. Quindi sto mettendo in fila dei, dei dati. Una volta cremato, mi hanno raccontato, ma poi l'ho studiato anche alle scuole medie, la scienza, che su, nella polvere non puoi fare nessun accertamento chimico eh, eh, di, di DNA o altro, né, mai. E quindi, e questo aggiungo io adesso, se fra un anno, cinque anni dovesse arrivare una persona, che mi può raccontare la storia cioè, io sono stato quello che magari eh, ha ucciso io so quello che è successo a Daiello è stato ucciso con questa fiala e nessuno potrà mai riscontrarlo perché le ceneri sono ceneri e, ed è impossibile effettuare alcun, alcun esame e quindi ho messo insieme le cose, il risultato aspetta a voi ragionare su, questi, su questo filotto. Bravo, questa è un'ottima risposta no, alla questione di etrologia, non di etrologia, che molte volte facciamo un ragionamento. Non è che siamo dietrologi a dire che chissà cosa c'è dietro, facciamo un ragionamento, mettiamo in fila i fatti, poi dopo 2 più 2 si vede. Quasi sempre fa 4, a volte fa 5, è strano, a volte 3, eh, ma beh. ti hanno fregato, però di solito fa 4. Beh, Quindi andiamo a vedere. Bellissima risposta. Ti faccio l'ultima domanda che è questa: ne avevo ancora tante, sono pieno di appunti, però siccome siamo no, in tanti sì, facciamo sì. anche un po' di pausa. Eh, allora questa me l'hai fatta venire in mente con, cioè, di, di farla adesso con quella cosa che dicevi. Eh, magari arriva uno e dice sì è vero sono stato io, ho avvelenato Aiello, arriva qualcuno e ci svela il segreto dal suo punto di vista. Magari arriva qualcuno e ci dà anche dei, degli strumenti per capire che è vero, sarebbe fantastico. Allora facciamo conto che un grande vecchio, uno di questi uomini segreti che sta dietro, arriva, adesso vai via di qua, e di fuori arriva un signore nel parcheggio di Casalecchio e ti dice ecco questa è una chiave. Tac, apre un cassetto, che, che sto, sto facendo lo stupido naturalmente, scusate, apre un cassetto in una scrivania che sta in un ufficio a Roma e lì dentro c'è un dossier dove dentro c'è tutta la verità su uno dei grandi segreti italiani. Quale sarebbe secondo te? Quale vorresti? sarebbe il più importante di tutti o quello che ti piace di più? È una brutta domanda. Beh, metterla così, quello che mi piace Beh, quello che mi piacerebbe di più sapere e è... da cui si possono partire sì, tanti altri ragionamenti è l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Eh, perché nella, nella nostra immaginazione collettiva il prefetto dalla chiesa è stato ucciso, è stato ucciso dalla mafia e i suoi esecutori sono stati arrestati e condannati, ma di fatto mh, è una piccola parte delle cose che conosciamo e tutto parte da lì, da quella politica che dopo il terrorismo Dopo che ha preso dei terroristi che hanno fatto delle cose anche a Moro, anche a Moro, dopo che dalla Chiesa ha trattato le carte di Moro, dice, hai vinto, hai vinto il terrorismo, vai a Palermo, si combatte la mafia e dopo cento giorni a Palermo, lasciato solo dalla politica, dopo che gli avevano fatto promesse di di ogni mezzo per sostenere la sua azione, viene assassinato dalla, dalla mafia, che è il braccio armato di qualcuno. Non è la mafia che gli fa antipatia, Carlo Alberto dalla Chiesa, che 100 giorni che sta lì va a parlare alle scuole, eccetera. sai a Rina che cosa chi ne può importare. Della... Però eseguono degli ordini, a me piacerebbe partire da questo segreto e avere... quella è la stella di Rosetta. Diciamo. Se riuscissimo a capire quella parte lì potremmo poi diparare per il seguito, ma anche per il precedente, tutta una serie di intrighi politici e, e, e criminali che ci sono stati nel nostro Paese. Bene, allora apri il cassetto con la chiave e c'è un faldone con su scritto Dalla Chiesa. Fantastico. Vabbè, bene. Va bene, ogni tanto sogniamo. Ci fermiamo qui un attimo. Io intanto, tutte le volte a Politicamente Scorretto, salta fuori qualche frase no, che riassume un po' lo spirito no, nostro. E una, secondo me, è un buon candidato è questa frase: Chi siamo noi, cioè noi di Politicamente Scorretto? Siamo gente che fa dei ragionamenti. Bello, questo mi piace molto. Grazie. Grazie, grazie a te, grazie. Ah, dieci minuti. Dieci minuti e torniamo qui con Marco Bova.